libera se raggiunge la velocità di 90 km orari. Potete immaginare quindi l'impatto con l'acqua che, se fatto male, se fatto in modo sbagliato, può essere deleterio per il corpo del tuffatore. In pratica si fa male. La piscina 8 metri di diametro, che da qui, da questa altezza sono tanti, ma più si sale su, più la piscina diventa piccola piccola, e ai 25 metri la piscina diventa un piattino di carta, la grandezza proprio di un piattino di carta, non di più. Ma la cosa più pericolosa è che la stessa piscina, parecchi di voi se lo stanno domandando, la piscina è profonda solo 3 metri! 3 metri e 30 centimetri, quindi sembra un assurdo ciò che sto per dirvi, ma non è tanto difficile il tuffo quanto la tecnica di frenata per evitare di spiaccicarsi sul fondo. Lui è arrivato già lassù, ne ha fatti tanti nella sua vita, però ogni volta, come voi ben potete vedere, rischia la vita. Allora, popolo di Napoli, facciamo un grande applauso a Fabio! Scusami, ragazzi, rifacciamo, un grande applauso a Iva! Voilà, attenzione! Allora, i suoi compagni di squadra incominciano a schizzare un po' d'acqua. Questi non perché sono matti, ma per un motivo ben preciso. Ivan da lissù vede solo il fondo della piscina, non dove inizia l'acqua. Schizzando un po' d'acqua, lui ha l'esatta percezione da dove inizia il letto dell'acqua. Noi siamo pronti a goderci questo spettacolo. Lui, mamma no carmela, sta combinando. Vivo! Aspetta, Arosta, oi, ha fatto il chiac! Ecco!